Ah, bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. E sì, se non si è capito, ho cambiato location nuovamente. Questo è il motivo perché sono stato assente in questo periodo. Quindi, non perdiamo altro tempo e vediamo di ricominciare con la recensione di oggi. Volete sapere la band? Vediamola in questo momento, però vi do un piccolo avviso. La band di cui andrò a parlarvi non ha un contratto discografico con nessuna casa discografica e automaticamente non ho trovato nessun video musicale dedicato. Quindi vi dovete sorbire per un paio di secondi uno schermo nero. Pazienza, andiamo a vedere di chi si tratta. Band canadese alternative rock dal punto di vista musicale e Christian rock dal punto di vista dei testi. Da quanto tempo è che non parlavo di una band Christian rock? Da tanto. Beh, era il caso di riprenderla. Quindi, sono originari di Edmonton e sono esattamente in quattro, di cui tre dei componenti sono fratelli e uno no, tranne il batterista. Hanno iniziato la loro carriera sotto un nome diverso, col nome di Crimson Shadow. Poi col tempo, diciamola tutta ragazzi, col tempo, diciamo che all'inizio erano convinti del nome che avevano scelto loro, poi col tempo i propri fan gli hanno fatto cambiare idea e quindi hanno cambiato nuovamente nome e hanno preso il nome di Drench, stavolta definitivo. La cosa strana, e devo dire che è la prima volta che mi capita da quando ho iniziato a recensire band, loro non hanno firmato nessun contratto con nessuna etichetta discografica, come vi dicevo prima. Quindi i loro album sono totalmente indipendenti. Tant'è vero che su internet non c'è nessun video musicale ufficiale dedicato alla band. Loro attualmente hanno pubblicato soltanto tre album e sono: abbiamo Everything, che è stato pubblicato nel 2001, poi abbiamo Symphony of Tears, che è stato pubblicato nel 2005, e poi abbiamo Take Control, che è stato pubblicato nel 2009. Che dirvi, a me piacciono, anche se a volte in un album ci sono più canzoni soft che canzoni aggressive, come piacciono a me. E questo, diciamo, che a lungo andare annoia. Ma annoia perché? Perché è dal punto di vista musicale che annoiano, perché ci sono più contenuti di canzoni soft che più contenuti rispetto alle canzoni grintose. Non c'è, diciamo, un 50-50, c'è più un 70-30, ecco. Ed è questa la parte che annoia, non perché la band non va bene. Arrivati ad oggi, anno 2015, non si hanno più notizie su di loro, né che fine abbiano fatto. Tant'è vero che il loro sito ufficiale è chiuso, non è più disponibile. E solitamente quando accade una cosa del genere, due sono le opzioni: o chiudono assolutamente con la vita musicale e fanno altro, ed è una cosa che mi dispiacerebbe perché promettono molto bene, oppure tutto a un tratto spuntano con un sito tutto nuovo, così, dall'oggi al domani, pronti per annunciare l'album della vita. Io sinceramente spero nella seconda opzione. Detto questo ragazzi, la recensione finisce qui. Io come al solito vi dico che se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, di commentare e di condividere. Qua sotto in descrizione potete trovare il social dove seguirmi. E mi sono fatto anche un profilo su, quindi chi fosse iscritto a questo nuovo social network che fa sì di guadagnare qualcosina con le condivisioni, mi piace, cazzi e mazzi, qua sotto trova anche il mio profilo su dove followarmi, mandarmi l'amicizia, fate quello che volete. Io sono il Nigno, loro erano i Drench e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Take control.